Benvenuti a Si Viaggiare, che è in provincia di Potenza, a Viggianello e nel Parco Naturale del Pollino, un territorio tutto da scoprire. Panorami mozzafiato, una natura forte e rispettata, grande ospitalità. Sono queste le carte giocate da Viggianello, un piccolo gioiello incastonato tra le montagne del Parco Nazionale del Pollino per riuscire ad entrare nell'elite dei borghi più belli d'Italia. Le istituzioni locali sono impegnate da tempo nella promozione del territorio. Durante tutto l'anno i turisti possono vivere in prima persona la natura e le peculiarità del parco, escursioni, rafting, acquatrekking, importanti eventi culturali estivi, ma la magia dei boschi del Pollino si apprezza anche d'inverno. Noi siamo parecchi anni che facciamo le cosiddette ciaspolate e ci sono percorsi adatti a tutti, si va dai percorsi per i neofiti, quindi da un'oretta, un'oretta e mezza, a percorsi più impegnativi, magari per raggiungere a vedere i maestosi pini loricati, magari percorsi per gente un po' più esperta e più preparata fisicamente. La maggior parte dei paesi che si fregiano del titolo di borgo più bello d'Italia fa però i conti da decenni con il grande male che colpisce i piccoli centri lontani da città e aree produttive, lo spopolamento e la conseguente scarsità di investimenti dovuti proprio alla situazione di marginalità rispetto agli interessi economici prevalenti. Qui però sopravvivono ancora mestieri antichi sui quali puntare per valorizzare al meglio il rapporto sano e sincero tra uomo e ambiente. Noi crediamo molto che il veicolo principale della vendita dei nostri prodotti sia la vendita diretta, perché con la vendita diretta noi riusciamo a spiegare al cliente il prodotto. I nostri non sono prodotti in serie, non sono prodotti industriali, quindi ogni giorno addirittura varia il gusto del formaggio. Questo non è questo è un punto di forza dei nostri prodotti. È difficile spiegarlo dal bancone di un supermercato. Tutto è iniziato quando io sono nato, perché mio nonno mi ha regalato una mucca e si chiamava Stellina. Questa mucca ogni anno faceva un vitello e mio padre me lo cresceva. A che io, quando sono arrivato a 14-15 anni, già avevo una decina di mucche che insomma erano di mia proprietà.